Va a spalare fango in Emilia-Romagna per 2 giorni, ma sulla via del ritorno si ritrova senza lavoro. Marco Santa Caterina, uno studente 24 anni che viveva a Marano e impiegava come un ragazzo in una pizzeria, aveva chiesto 2 giorni liberi per aiutare le vittime delle inondazioni. Il proprietario, secondo la sua storia, l'avrebbe liquidato con un messaggio su WhatsApp Cogile: non presentarsi di nuovo. Dopo una settimana, il ragazzo è ancora arrabbiato, riferisce Giorni a Vicenza. Cosa ha detto il ragazzo delle consegne? Sono stato profondamente colpito da quello che è successo in Emilia-Romagna, dice Santa Caterina. Mi ha ricordato il diluvio che ha devastato Vicenza nel 2011. Quindi contattato pizzeria ha chiesto 2 giorni liberi, specificando sarebbe andato a Emilia-Romagna per dare una mano alle vittime delle alluvioni. La risposta ho ricevuto mi lasciato flabbergast, continuo allo studente, ho sempre dato massima disponibilità, lavoro ogni fine settimana, se necessario, rimango gli straordinari, ho coperto i turni durante Pasqua del lunedì del 25 aprile. Sono un ragazzo, si impegna, mantiene sua parola. Penso di non meritare tale trattamento, soprattutto perché mia richiesta era legata a un gesto di solidarietà, pensavo fosse compreso, apprezzato. Sfortunatamente non era così, evidentemente per qualcuno il denaro è più importante delle persone. Indipendentemente da come è finita, lo farei di nuovo, conclude Marco Santa Caterina. È stata un'esperienza toccante, me e mia sorella, che ci ha dato forti emozioni. Le persone ci hanno accolto a braccia aperte, ringraziandoci per l'aiuto che avevamo dato. Siamo stati solo sabato perché poi l'allerta di inondazione poi è uscito. Ma ho già preso accordi con altri 2 amici tornare questo fine settimana.